Essere arrendevoli non è da giocatori di calcio, così bucano al termine del pesante KO di Sassari, che hanno l'intento di scuotere le coscienze dei giocatori arrecanati sotto questo profilo. Esame e verità andrà anche peggio. Ampio turnover, 6 novità rispetto a sabato: Pierno, Pellacani, Mesic, Squizzato, Tugnov e Accornero. Per contro la Recanatese priva di Carpani per infortunio nel corso degli esercizi di riscaldamento. 3-4-2-1 dal primo minuto, torna sbaffo nel tridente completato da Lipari e dall'ex Federico Melchiorri, e comincia a fare il fenomeno proprio Lipari. L'uscita di Plizzari è un'occasione gigantesca sprecata proprio dall'amatissimo ex Federico Melchiorri, 37 anni già compiuti. Tutto questo al secondo minuto, al terzo, anzi al quarto, cambio di gioco di Cuppone per Merola, conduzione palla sinistro, o meglio non impeccabile il controllo, poi l'interdizione di un giocatore avversario e sinistro di prima intenzione sull'angolo più lontano, sul palo lungo, gran gol di Merola. Questa è la rete numero 11 nel campionato per il 10 biancazzurro. Il controllo non era stato impeccabile, poi però è riuscito a recuperare palla e sinistro di giustezza, come al solito una sentenza. Poi la grande parata di Meli sul colpo di testa ravvicinato di Cuppone, che era stato servito proprio dal suo compagno di squadra Davide Merola. Gran riflesso di Meli, portiere della Recanatese, classe 99, continua a fare il fenomeno. Lipari, dopo un errore in fase di non possesso, ha perso palla Aloi, palla indietro per Melchiorri che al volo con il piatto fa il gol dell'ex, dunque 1-1 il pareggio della Recanatese al 24esimo minuto del corso del primo tempo, il settimo centro in stagione per il campionato per il classe 1987. E poi vediamo al 46esimo, siamo nel secondo tempo, lo slalom sempre di Lipari, tre avversari saltati, restano tutti a guardare, gran gol di Lipari, un assist, un gol e una rete personale, ne aveva fatti due all'andata quando vede Pescara, praticamente il Pescara è una bestia nera del Pescara, Lipari, che riesce sempre a determinare il corso degli eventi. Qui c'è il rigore in favore dei biancazzurri, vede un tocco con il braccio di Peretti, l'arbitro della contesa, sul punto di battuta c'è naturalmente Merola che realizza la doppietta personale, quota 12, 8 centri nelle ultime 8 partite per il classe 2000, tutto questo al 60esimo minuto. Ma non è finita, c'è questo traversone da sinistra, pasticcia la difesa marchigiana, non riesce ad approfittarne Cuppone, che fa tutto bene tranne la conclusione, a porta vuota colpisce l'esterno della rete, grande opportunità fallita da Cuppone, poi il gol della vittoria della Recanatese sugli sviluppi. Un calcio di punizione battuto da Longobardi, lo stacco aereo di Edoardo Ferrante, classe 91, originario di Arsita in provincia di Teramo, grande parata di Plizzari, ma Ferrante si va a riprendere il pallone di testa e quindi c'è il gol, il terzo tra i professionisti per Edoardo Ferrante, il 3-2 che tra l'altro sarà importante e fondamentale per la vittoria dei padroni di casa. Poi nei 5 di recupero ci prova il Pescara, che non è entrato da Gasso, il suo sinistro bloccato a terra da Meli, estremo difensore della Recanatese. L'esultanza dei giocatori della squadra di Giacomo Filippi allo stadio Tubaldi di Recanati. Recanatese batte Pescara 3-2, quinta sconfitta nelle ultime 6 partite per la squadra biancazzurra.